Ogni anno ad Erice, in occasione della ricorrenza di ogni santi e della commemorazione dei defunti, è sempre la stessa storia. Come tradizione, il cimitero dei Cappuccini viene preso d'assalto da migliaia di persone, mancando un servizio di bus navetta, come avveniva in passato, per evitare ingorghi e problemi di traffico nella strada che porta al Camposanto della Vetta, scatta il senso unico, con la conseguenza che le automobili possono solo scendere ma non risalire verso il paese. L'arteria, chiamata dei Difali, ha la carreggiata particolarmente stretta ed è caratterizzata da curve piuttosto insidiose. Da qui la scelta di regolamentare il traffico solo in un senso, il che costringerebbe i residenti del borgo medievale, per tornare a casa dopo aver portato i fiori ai propri cari, a scendere a Trapani per poi risalire ad Erice dalla strada di Martogna. Un assurdo. Tant'è che ogni anno ai residenti della Vetta viene concesso di risalire, tecnicamente in controsenso, evitando loro di fare il giro lungo la montagna. Ieri mattina però a diversi montisi è stato vietato di tornare in paese risalendo dai Difali. I vigili urbani in servizio davanti il cimitero dei Cappuccini hanno fatto presente ai cittadini le disposizioni in vigore nella giornata dell'1 e 2 novembre, invitando anche gli abitanti del centro storico a scendere verso Trapani. Come ovvio, non sono mancate le proteste con gli ericini che hanno fatto presente il più che evidente paradosso di dover andare a Trapani per tornare a casa loro ad Erice, trovandosi praticamente ad un tiro di schioppo dal borgo. Alla fine, dopo un giro di telefonate tra amministrazione e polizia municipale, è stato comunque chiarito che il senso unico non vale per i residenti. A riguardo, l'assessore Angelo Catalano ha parlato di una incomprensione con il comando dei vigili urbani. Tutto chiarito dunque, gli ericini possono tornare a casa loro senza nessun sali e scendi, mentre i cittadini della valle si sono dovuti attenere alle indicazioni degli agenti della polizia municipale percorrendo la stretta carreggiata dei Difali. Ma diversi automobilisti si sono chiesti se la strada fosse aperta o meno, visto che all'imboccatura c'è in bella mostra tanto di segnaletica con scritto «strada chiusa al chilometro 1 più 800». Praticamente un divieto di transito che vieta la circolazione dei mezzi nel tratto centrale della provinciale, una delle tre che collega il capoluogo ad Erice. Si tratta del provvedimento scattato all'indomani del terribile incendio del 13 giugno di quest'anno che ha devastato il versante sud della montagna. La strada venne chiusa per motivi di sicurezza ed in base alla segnaletica l'ordinanza, a suo tempo emessa dagli uffici della ex provincia regionale di Trapani, sarebbe tuttora in vigore. Tant'è che ieri molti automobilisti, allertati dal cartello, hanno chiesto chiarimenti ai vigili urbani. Gli agenti dal canto loro, attenendosi alle disposizioni arrivate dal comando e dall'esecutivo, hanno rassicurato tutti sulla percorribilità della carreggiata. Insomma, si è creato un po' di confusione, con da un lato il cartello di strada chiusa, dall'altro i vigili urbani che obbligavano a scendere in direzione Trapani. In base a quanto fatto sapere dall'assessore Angelo Catalano, i lavori necessari per ripristinare la viabilità lungo la strada dei Difali sarebbero stati eseguiti ed ultimati proprio nei giorni scorsi. Tant'è che l'amministrazione comunale di Erice avrebbe ricevuto dagli uffici della ex provincia precise rassicurazioni sulla apertura del tratto di carreggiata, in questi mesi inibito alla circolazione, così come spiegato da Catalano. L'assessore ha ricordato anche il completamento dei lavori sulle aree private, per cui è stata data comunicazione nella giornata di venerdì, ha fatto sapere il rappresentante della giunta Tranchida, secondo cui a questo punto, ripristinate le condizioni di sicurezza, sarebbero venuti meno i motivi che lo scorso giugno hanno portato alla ordinanza di chiusura. Per l'assessore Catalano non ci sarebbe infatti bisogno di un provvedimento formale che sancisca la riapertura della carreggiata. Ma allora perché continua ad esserci il segnale di divieto di transito che ne indica la chiusura? Il che ieri ha disorientato non poco gli automobilisti in vista della grande affluenza al cimitero dei Cappuccini nelle giornate dell'1 e 2 novembre. Non sarebbe stato il caso di organizzare un po' meglio le cose? Magari iniziando con rimuovere il cartello? Se la strada è transitabile, così come assicurato dall'assessore alla Polizia Municipale Catalano, quella segnaletica andava rimossa subito. Possibilmente togliendo anche la transenna col segnale di divieto di accesso lasciata a bordo carreggiata nel ponte in cui partiva il tratto di strada off limits per i mezzi.